Scontro mortale in galleria, un uomo di 80 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina sulla variante di Ponte Amoriano. Con la sua auto si è scontrato con un tir. Ospedale San Luca, prime proteste per i parcheggi a pagamento e per l'assenza di segnale dei telefonini. Intanto il campo di Marte si sta svuotando lentamente. Candidati a sindaco a confronto, domani sera a Capannori, l'atteso faccia a faccia tra i quattro aspiranti primi cittadini organizzato da Noi TV. Tanti applausi per i ragazzi FASM, grande successo per lo spettacolo andato in scena sabato sera al Teatro del Giglio. Lo sport, l'8 giugno, il grande basket a Lucca, la nazionale azzurra femminile affronterà l'Estonia nella prima gara di qualificazione agli Europei 2015. Non chiamateli carretti, grande spettacolo a Villa Basilica nella gara valida per il campionato italiano. Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Noi TV. In apertura purtroppo la notizia del grave incidente stradale verificatosi questa mattina sul Brennero nelle gallerie di Ponte Amoriano. A perdere la vita nello scontro contro un tir un anziano di 80 anni di Borgo Amozzano. Uno schianto terribile che non gli ha lasciato scampo togliendogli la vita sul colpo. Un uomo di 80 anni di Borgo Amozzano, Alteo Dini, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla variante della statale 12 del Brennero all'interno delle gallerie all'altezza di Ponte Amoriano. Erano da poco passate le 9.30 quando la Lancia Y, condotta da Dini, proveniente dalla Valle del Serchio e diretta a Lucca, è andata a scontrarsi frontalmente contro un tir che procedeva in direzione opposta. Uno schianto violentissimo. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'altra auto che viaggiava dietro la Y. I due occupanti sono rimasti feriti, ma solo in maniera lieve. Scattato l'allarme sul posto, sono giunte le ambulanze allertate dal 118, la polizia stradale di Bagno di Lucca e i vigili del fuoco che hanno lavorato per molto tempo per estrarre il corpo dell'anziano, ormai privo di vita, dalle lamiere contorte della vettura. Sarà la polizia stradale di Bagno di Lucca a dover far luce sulle cause dell'incidente. Pesanti le ripercussioni sul traffico, la circolazione sulla variante è rimasta interrotta per oltre 2 ore con i mezzi che sono stati deviati sulla viabilità alternativa. C'è stata paura ieri sera anche a Camaiore alle ore 21 per un'auto che si è cappottata. Il fatto è successo in via Antichi, a bordo dell'auto c'erano 4 persone, ecco la foto che si riferisce all'incidente. 2 persone sono riuscite ad uscire da sole subito dopo che l'auto si è capovolta. Per estrarre le altre 2 è stato invece necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto 2 ambulanze e un'automedica, oltre a carabinieri e vigili urbani. E adesso andiamo a Lucca per sentire i primi commenti e le prime proteste da parte dei cittadini dopo l'avvio, l'entrata in funzione definitiva del nuovo ospedale San Luca. Sentiamo. Primo giorno pieno di attività del nuovo ospedale San Luca e come c'era da aspettarsi, prime proteste per il parcheggio a pagamento, novità assoluta per Lucca. I primi 20 minuti di sosta sono gratuiti, poi dalle 6 di mattina a mezzanotte si paga 1 euro all'ora con un tetto massimo di 4 euro. Dalla mezzanotte alle 6 tariffa forfettaria di 2 euro e mezzo. Come era logico attendersi, i cittadini non hanno apprezzato la novità. No, non ho ancora pagato, sto andando a pagare e ora vedo quanto, quanto sarà. Sarà una cosa che trovo assurda. Un luogo del genere, ma come in generale in Toscana, se ne parlava ora con l'infermiera. Sono luoghi dove almeno il parcheggio dovrebbe essere gratuito, cioè è allucinante. Praticamente insomma era meglio se c'era anche qualche area non a pagamento, visto che in altri ospedali, io vengo da Pisa, insomma c'è un servizio, una navetta insomma, che porta dentro. Un altro problemino da niente che sta emergendo è quello dei telefonini. A causa della doppia schermatura di cui è dotato l'edificio, i cellulari funzionano solo in poche zone dell'ospedale. No, non prende proprio linea, non va niente dentro. Ha fatto molti tentativi? Tantissime volte. Proprio morto, ma nessun operatore. Quello del mancato funzionamento dei cellulari è un problema non da poco per i pazienti, magari anziani, che vorrebbero avere la possibilità di contattare direttamente in qualsiasi momento i familiari.
Altro problema che si sta presentando inevitabile nei primi tempi per una struttura complessa come questa è quello dell'organizzazione. L'iniziale impressione è di disorientamento, perché chiaramente è il primo giorno, quindi al box informazioni c'è ancora qualche carenza sulla piantina dell'ospedale, probabilmente non sanno ancora bene dove sono gli ambulatori, alcuni ambulatori non hanno il cartellino. Nel mio caso dovevo andare a prendere informazioni per mia madre che deve fare un vaccino periodico per un'allergia e non c'era il cartello. Comunque insomma penso che sia il rodaggio normale della nuova struttura. Ma c'è anche chi, meno male, è rimasto subito contento della nuova struttura. Quello che gli posso dire io è abbastanza efficiente per quello che riguardava me. All'esterno salta all'occhio subito il nascente fenomeno del parcheggio selvaggio. E questo è il cartello che dà il benvenuto a chi arriva all'ospedale. L'ha affisso la famiglia che abita accanto alla piazzola di atterraggio per gli elicotteri. A proposito, la ASL avrebbe deciso di far atterrare gli elicotteri a Tassignano e la montagnola potrebbe essere abbattuta. A questo punto sarebbe giusto sapere quanto è costata e chi ripaga i soldi spesi per una struttura che potrebbe non essere mai utilizzata. E sono passate poco meno di 24 ore tra l'ultimo nato al Campo di Marte e il primo nato al San Luca. Alle 10:32 di ieri sera era venuta alla luce nel vecchio presidio la splendida Giorgia Cappellano, figlia di Giuseppe Cappellano e Isabel Saragozza. Alle 10:20 di oggi si è registrato il primo nato al San Luca, che è Samuele Lanfri, un bellissimo bimbo di 3 kg e 250 grammi, figlio di Federico Lanfri e Valeria Toschi di Marlia. La mamma e il piccolo li vediamo in questa fotografia. Tanti auguri. E adesso andiamo invece a vedere l'atmosfera che si è respirata oggi all'ex ospedale di Lucca, il Campo di Marte, dove già in queste prime fasi di attività del nuovo nucleo, primo nucleo della Cittadella della Salute, si apre il problema della sorveglianza degli spazi. Vediamo. Primo giorno da ex ospedale per il Campo di Marte, dove comunque sono rimasti molti servizi della medicina territoriale. Atmosfera però decisamente inconsueta. C'è sicuramente meno gente del solito e molti edifici sono ormai vuoti. Per il complesso questi sono ancora giorni di transizione. Ad esempio fino a martedì sera, alle 20, l'area dell'ex pronto soccorso funzionerà ancora come punto di primo soccorso per chi dovesse recarsi lì ed avere bisogno di aiuto. Poi però i servizi prettamente ospedalieri scompariranno del tutto e gran parte dell'area rimarrà inutilizzata. Si porrà quindi davvero il problema della sorveglianza e della sicurezza. La nostra telecamera in prima battuta è entrata indisturbata proprio nell'area dell'ex pronto soccorso senza incontrare nessuno e rimanendo completamente sola e libera di operare all'interno degli ambienti dove comunque sono ancora presenti varie attrezzature. Solo successivamente abbiamo incontrato il medico di guardia, che da solo non può certo sorvegliare tutta l'area. Se ad entrare fosse stato un ladro o un malintenzionato, non si sa cosa sarebbe successo. Solo un piccolo esempio dei problemi che già in questa prima fase potrebbero crearsi per l'area del Campo di Marte. Gli amministratori sono avvertiti. Adesso andiamo a Capannori a parlare dell'attesa per il confronto elettorale di domani sera ad Arte e in diretta su Noi TV. Ci sarà appunto il confronto tra i 4 candidati a sindaco per il comune di Capannori. Dopo Monte Carlo, Borgamozzano, Barga, Castelnuovo e Massarosa, gran finale a Capannori per i confronti elettorali promossi da Noi TV. E quello in programma domani sera alle 21:15 ad Arte è un confronto che promette davvero scintille. Sul palco dell'ex Supercinema, moderati da Egidio Conca, saliranno i 4 candidati a sindaco. In ordine alfabetico, Maria Pia Bertolucci, sostenuta dalle liste Insieme si può, Forza Italia, UDC, Nuovo Centrodestra e Fratelli d'Italia. Il vice sindaco uscente, Luca Menesini, sostenuto dalle liste Capannori 2020, Partito Democratico, SEL, Scelta Popolare e I Moderati. Francesca Palazzi, sostenuta dalla lista ABC, Alleanza per i Beni Comuni. E poi Renato Pini, sostenuto dalla lista del Movimento 5 Stelle.
L'ingresso ad Arte è libero. Il confronto sarà trasmesso in diretta da Noi TV e dallo schermo.it tramite Twitter con l'hashtag Occhio al Sindaco. I candidati si confronteranno tra vari temi della campagna elettorale e due domande saranno poste direttamente dal caposervizio della Nazione, Remo Santini, e dal direttore dello schermo.it, Gianluca Testa. Infine, tre domande saranno estratte a sorte tra quelle proposte dal pubblico. Ritorniamo a Lucca. Giuseppe Matteucci, esponente di Rifondazione Comunista, nei giorni scorsi ha dato le proprie dimissioni dal CDA della GEAL. Oggi ha tenuto una conferenza stampa. L'acqua è un bene pubblico, non si può andare avanti così. Parole di Giuseppe Matteucci, esponente di Rifondazione Comunista, che nei giorni scorsi ha dato le proprie dimissioni dal CDA della GEAL. Per spiegare le ragioni della sua decisione ha scelto la fontana di Piazza della Misericordia, uno dei simboli dell'acqua lucchese. Chiamato da Tambellini alla GEAL un anno fa, Matteucci racconta di aver viste disattese le promesse fatte in campagna elettorale. La società lucchese, che continua ad essere un modello virtuoso, è rimasta per il 49% in mano ai privati. Una situazione intollerabile, dice Matteucci, che porta conseguenze sulle tasche dei cittadini. Quest'anno la GEAL ha aumentato le tariffe del 6,5%, anche se i consumi d'acqua in tutta Lucca sono calati di quasi il 5%. Colpa del vincolo dei ricavi garantiti, una norma che obbliga le partecipate a conseguire sempre degli utili prestabiliti. Sulla base di quanto accaduto, Matteucci ha deciso di rassegnare le dimissioni, le elezioni insomma non c'entrano niente. Quindi il messaggio a Tambellini e all'amministrazione è che bisogna invertire la rotta completamente, perché gli impegni elettorali si deve imparare a rispettarli. Noi abbiamo detto e pubblicamente e scritto che eravamo per l'acqua pubblica come coalizione che ha eletto Tambellini, e questo deve essere il percorso che noi dobbiamo fare. Io ho voluto dare uno scossone con le mie dimissioni e spero che questo sia recepito. Se è recepito siamo pronti a collaborare. A Viareggio sono stati ultimati almeno in parte i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che costeggia il muro lungo la ferrovia vicino a Via Ponchielli, e sono stati installati i pali nuovi per l'illuminazione. La zona adesso dovrebbe essere più sicura, ecco qui la fotografia che si riferisce ai lavori realizzati. Dicevamo, la zona dovrebbe essere a questo punto già più sicura in attesa dell'installazione delle telecamere di videosorveglianza vicino alla casina dei ricordi. E sempre a Viareggio, al centro sportivo Vasco Zappelli al Varignano, si è svolta la festa di primavera organizzata dalla Parrocchia della Resurrezione e da diverse associazioni, festa che ha visto la partecipazione di tanti bambini con giochi, canti e balli, un modo per far vivere il centro sportivo che è in attesa di essere affidato dall'amministrazione comunale in gestione a qualche associazione. E fra queste ci potrebbe essere anche il coinvolgimento della parrocchia con Don Marcello Brunini. Torniamo a Lucca per una brutta storia di cronaca. Uno spacciatore di 15 anni arrestato dai carabinieri. 32 grammi di eroina, 3,5 di cocaina, in totale una quarantina di dosi che avrebbe rivenduto ricavandone almeno 2.000 euro. È quanto i carabinieri hanno trovato in possesso di un ragazzo di soli 15 anni di origini tunisine. Il fatto è avvenuto sabato nella zona del Padule. Sulla base di una segnalazione di un via vai sospetto, i carabinieri della stazione di Capannori hanno effettuato un controllo nei pressi di un ristorante abbandonato. Nascosta dentro un tombino, i militari hanno trovato la droga, tra cui la pericolosissima eroina brown sugar e un bilancino di precisione. Hanno così deciso di nascondersi e aspettare. Pochi minuti e sul posto è arrivato un ragazzo che con fare deciso ha aperto il tombino e prelevato la droga. È così scattato l'arresto. Il giovane ha solo 15 anni, è in Italia da poco più di un anno e dopo un periodo trascorso in una casa famiglia di Pisa attualmente era senza fissa dimora. Il ragazzo adesso si trova nel carcere minorile di Firenze. Un'altra brutta storia di minori e di cronaca. Aperto stamani il cantiere per il rifacimento della pavimentazione di Piazza San Michele a Lucca. Gli operai dell'Associazione Temporanea di Imprese, che si è aggiudicata l'appalto, hanno iniziato ad allestire l'area dell'intervento nella parte orientale della storica piazza cittadina.
Adesso parliamo del concorso di bellezza. Miss Lucca For You, c'è stata la seconda tappa ad Alto Pascio. Andiamo a vedere chi è la vincitrice. Alla fine a spuntarla è stata lei, Sara Pagliai, studentessa di 18 anni, che ha conquistato il titolo di Miss Girasole, seconda tappa di Miss Lucca For You. L'incoronazione è arrivata al termine di una bella serata organizzata da Rendering Domotica nella location dell'agriturismo di Alto Pascio. Sono state 14 gli aspiranti Miss che hanno dato sfoggio della loro bellezza sfilando davanti al pubblico e alla giuria, prima in costume da bagno e successivamente in abito da sera. A votare la giuria qualificata, presieduta da Fabio Canozzi, il cui voto si è aggiunto a quello espresso dal pubblico. Alla fine, come detto, a conquistare il titolo di Miss Girasole è stata la bellissima Sara Pagliai. A salire sul podio, insieme a lei, Elisa Catelli e Desiree Salani. Le altre partecipanti sono state Melania Bianucci, Lisa Manobianco, Claudia Baltag, Lara Cesaretti Pizzarro, Sara Rovai, Gilda Malucchi, Andrea Galler, Jenny Serafini, Laura Smelzo, Carolina Romiti ed Elena Sica. La serata, condotta da Simone Barzanti, è stata animata dalla voce di Anna Re Perziano, una bravissima cantante lucchese di origini napoletane, e dalle musiche dei DJ Ascanio e Luca. Miss Lucca For You dà appuntamento alla terza tappa in una location ancora da definire. Tanti applausi per i ragazzi della FASM che si sono esibiti al Teatro del Giglio di Lucca. Vediamo il servizio. Un'ora e mezzo di musica, ballo e recitazione, un'ora e mezzo per lanciare un messaggio: la vita è bella. È stato davvero un grande successo lo spettacolo portato in scena sabato sera al Teatro del Giglio dal gruppo Esci con noi della FASM. Ragazzi e operatori dell'associazione Famiglie e Salute Mentale hanno festeggiato così un anno di attività insieme, raccogliendo tantissimi applausi. Il tema della serata è stato la bellezza della vita e l'importanza di saperne apprezzare l'essenza. Partendo dalle brutte notizie, dai lati negativi che l'esistenza ci propone, passo dopo passo, canzone dopo canzone, i ragazzi hanno scoperto e illustrato al pubblico tutte le cose belle della vita: la natura, l'amicizia, l'amore, l'arte. E così, tra un canto e un ballo, i ragazzi della FASM e i loro educatori hanno mostrato uno spicchio di ciò che fanno ogni giorno. Tra le uscite in pizzeria, il cinema, la redazione del giornalino Raccontiamoci, il karaoke e lo sport insieme. Lo spettacolo della FASM sarà trasmesso integralmente da Noi TV mercoledì sera alle ore 21. Dopo lo spettacolo del gruppo Esci con noi, la serata di sabato è proseguita con il musical Dracula, portato in scena dall'associazione culturale Smascherando. È tutto per la cronaca, ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo arriva lo sport.